Tossico, broccato, tossico di me. Ciao. Ciao. Voglio arrivare al capitalismo. Cari amici, oggi la stazione di Torino. E ci facciamo una passeggiata qui alla stazione di Torino, dove ci accompagna Franchino. Perché Franchino è esperto di Torino. Fa tutto rima. Franchino, esperto di Torino, stazione criminale, Franchino il criminale. Io non sono esperto di Torino, poi è la prima volta che vengo qua a stazione, c'è quello comunque da responsabilità. Vabbè. Che non c'ho. A qualcuno, se mai a Porta Susa dove c'è il parchetto che sputava lì. A qualcuno lì dobbiamo dare la responsabilità. A me ma la devi dare responsabilità. Vabbè. Ma qua sei a Torino, è comunque una città del nord, lì vedi i monopattini tutti belli messi in fila. Guarda, non ce n'è uno storto. Poco traffico. C'è poco traffico, la gente vestita bene, che aspettano i mezzi pubblici. Cosa vuoi cercare qui alla stazione? Non è Termini, Cicalone, non è Termini. Allora, sfateremo sto mito. Torino, meglio di Termini. Come puoi vedere, la ridente stazione di Porta Nuova. Pulita, però ci stanno sempre le pisciate agli angoli. Vabbè, quelle sì, ma però sono pure un po' i cani, eh. Mica sono i cristiani, Cicalone. Ma non devi dare la colpa ai cani. Che non si possono difendere i cani, si abbaiano e dicono che non è vero. C'è rimasto solo uno della sicurezza. Questa dovrebbe essere la zona malfamata della stazione. Ecco, in realtà magari qua le pisciate sono dei cristiani e poi vengono. Sono persone che dormono. Ma vabbè, magari orario di sera. Sì. Quindi al Termini Fracca 24. Vabbè. Ma sai, comunque è una domenica particolare questa, perché proprio oggi finiscono gli ATP di tennis. Perciò hanno dato una ripulita alla città. Eh sì. Tanti turisti. Eh sì. Sicuramente qua qualcuno. Ma hanno detto quei portici lì a me che sono abbastanza. Qua qualcuno ha bivaccato, con una birra, un piattino, sì, qualche mensa. Ti dico proprio poca roba. No, guarda, l'erba è perfettamente tagliata, sì. Cioè comunque non c'è sporcizia. Attraversiamo, andiamo sotto i portici in quella direzione, vediamo cosa c'è. Qua già è un po' più come la stazione Termini, quando vai sotto ai portici trovi un po' più di casino, sorso, attività chiuse, serrate. No, proprio la pavimentazione in sé rispetto a là è stata pulita con meno frequenza. Vabbè, marche e tecnici. Sì, ma nulla insomma di scandaloso, dai. No. Cioè tranquillissimo, ragazze che girano da sole, persone, famiglie. Ma comunque sì, qua è già un po' più animato come luoghi, perché ci stanno i posti dove si mangia, sì, ma che babbari, negozi di alimentari etnici, sicuramente le zone limitrofe alle stazioni sono palcoscenico del multietnico. Comunque quello che guida tutto, ragazzi, è dove sono gli alcolici. Dove c'è il negozio che vende gli alcolici, trovi gente, si radunano, capito? Inizia a essere abbastanza interessante. Ciao! Ciao! Ormai più di 7 anni hanno fatto il mio video. 7 anni? Più di 7 anni ormai hanno fatto il mio video. Sono io, Alex, come vuoi fare? Sei così famoso che hai fatto i video? No! Ah. Perché per vedere lei, io questa cosa non mi farà per nascondere. Ah, ormai, ti nascondi, non hai bisogno, bravo! Già. Non hai niente da nascondere, bravo! Sono io, Alex Bundampa. Di dove sei? Sono Alex? Tossico, broccato, tossico di Ciao! Ciao! Vabbè, però è onesto. Sono proprio io. Vabbè, l'onestà premia sempre. Sì. Qua c'è tanto lavoro. Almeno lui è stato sincero al 100%. Non è così scontato la sincerità, il fatto di ci metto la faccia. Secondo me è anche un po' di rassegnazione. Dice guarda, sto in questa condizione, bravo, lo dico, cioè poi giudicatemi come volete, alla fine. Oh, che state a fare? Bella qua tutta la vera, molto va presa.
è originale. Allora c'era il Black Friday davvero. È finta o no? No, è vero. Io sono qua perché sono una belle cibo. Com'è la stazione qua? Tranquilla? Ecco. Vabbè, io sono stato qua 20 minuti. Nessuno ti dà fastidio, però fa schifo. Sì, come ambiente. Già se passi alle 11 di sera. Basta che nessuno ti dà fastidio, però è buono. Sì. No. Meno male sì. Ma però pulitela, no. Mazza. Qua ha fatto una giù pesante il cane, eh? Perché in base all'attività commerciale che c'è o che non c'è, vedi. Occhio, guarda, questo è quello. Quello che ti dicevo prima, però, vedi. Tutti i giorni. E qui è come il miele il superalcolico, capito? Una cosa brutta che succede è che quando spesso si viene da alcuni paesi dove è proibito l'alcol. Ma più di cinque. Ma che fai? Un po' come te, mi dici dopo, non sono più i quelli della volta. Sarochi, Apapaz, sta scritto. Stavo paragonando con i citofoni, cominciamo la nostra puntata. Ti riconosco, sì. Ti avevo mandato un messaggio. Quello che succede quando si viene da paesi in cui l'alcol è proibito è un po' come assaggiare le caramelle per un bambino. Cioè tu arrivi, scopri l'alcol, ti fanno assaggiare una birretta e da là inizi a bere. Poi c'è chi è più portato, chi è meno portato, però la situazione è poi va a degenerare. Salve! Ciao! Tutto a posto! Sì! Ciao! Un giretto che stiamo per prendere il treno, infatti! Che fate qua? Tutto bene! Senti gli angeli? Non lo sentivo. Tutto bene? Tutto bene. Ecco là, hai perso 50 centesimi. No. Ah no, è gettone. No, è un conto Giotto. 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 Giotto, sì. Otto paesi. È morto Genova, vero? Sì, Giotto Genova. Adesso sono finito di niente. E così ho conto il calcolo di... che sono di Corona. Buonasera. Caso, caro. Buona giornata. Ce l'hai una monetina da dai, certo, questo ragazzo certo. Che deve comprare. Deve comprarsi da mangiare. Voglio arrivare al capitalismo. Vuoi arrivare al capitalismo? Che ce devi fare con i soldi? Ci compri da mangiare, giusto? Che te compri? Ricco e un povero. Un ricco e un povero. Con la villetta e una baracca. Tu dormi qui? Piacciono le domande. Non ti piacciono? Non mi piacciono le domande, parla lui. Mattia. Buona fortuna, bravo. O alla fase di ormone. Buon riposo. Così. Ciao grande. Ormai dire mai. Mai dire mai il mondo è più. Quello è vero. Con il dubbio si arriva alla certezza. Con il dubbio si arriva alla certezza, bella questa. E poi mai visto un bambino che parla di trova, ridendo, sempre piacendo. Quando si nasce si piange? Mai visto un bambino ridendo. Bella. Perché devi piangere. Si trovi qualcuno mai pianto. Ti do quello che vuoi. Vero? Ormai è nato pazzo. Può nascere da vici con il pazzo. Vedi, no. Ma tu non fumo. Scherzo un po' di sigarette. E fumo, ma smetti di fumare. Vero? Vero. Ma quando vai a macchinetta qui dici, grazie, arrivederci. Torna a fumare. Arrivederlo. Ciao. Bello, grazie. Bella.
capito? Cosa di filosofia? Filosofia di strada, quando c'hai tanto tempo metti là, rifletti, vedi delle cose che gli altri non vedono. Diceva un grande saggio. Cacca, Franchino ci ha fatto un libro, così che uscirà il... Il mio libro non è di filosofia sicuramente, non mi permetterei mai, non sarei in grado. Ma riguarda il mangiare, esce l'8 dicembre. Su Amazon, sul sito. Lo troverete sotto lo pseudonimo Franchino il Pizzetta. Da oggi in poi non più Franchino il Criminale, Franchino il Cuoco. No, il Cuoco no, Franchino il Pizzetta è meglio. Guarda, ah, però vedi, Cicalo, guarda un attimo lì. Posso, prego. No, poi mi chiedo. Dove c'è, dove si trova la prima università al mondo? Università al mondo. In Germania, Heidelberg. Al Fes, al Marocco. Marocco, al Fes. Vedi qui. Vedi su. Si chiama, è una donna, si chiama Fatele. Comunque. Una donna fa il video. Ho rotto il parentesi. Lo so. Qua siamo proprio emancipati, siamo. Siamo emancipati. Ma Cicalo, però vedi qua, per esempio, una baracca hanno fatta. Sì. L'unica. Ci abitano. Ci secondo abitano. Me sì, vedi, c'hanno tutti i panni dietro. Il fatto che questo paese sta a dormire. No, guardo da qua, no, non c'è nessuno. Struttura fallita. Ah, bello, c'è lo zaino, ci stanno tutte le cose. Sai che per l'inverno ha trovato comunque per coprirsi. Si è messo comunque su una sede chiusa di una banca che ha trasferito la sede. Perciò anche una porta blindata. Secondo me ci abita più di una persona, c'era un paio di zaini, due posti letto ci vengono fuori, magari rannicchiato. Prende i fumi dell'alcol oppure in base ad altre problematiche cercano di passare nottata o magari mezza giornata per riprendersi un pochetto e sta un pochettino meglio. A parte un tipo, a parte una baracca. Scusa, posso fare solo una domanda? Tu sei quello di tu? Sì. Di Roma? Sì. Sei di Roma? Oh, vai, cascando. Mamma mia! Tutto bene? Saluto la telecamera. Ciao. Ma fa un piccolo documentario qui intorno alla stazione. Sì, com'è infatti, la zona? Sì, la zona è tranquilla. Sì, abbiamo visto, non c'è niente di cioè, particolare. Cioè, non c'è tanto particolare, però devi passare la sera. La sera, sì, c'hanno la detto sera che c'è di più di particolare, c'è le cose che tu non aspettavi neanche. Ma è pericolosa la sera o solo no, un no, po'? No, non è solo vuol dire, non è qualcosa pericolosa, è una cosa... Dai, che è diventata una cosa normale. Cioè, normale... Per questa zona è normale. Per pericolosità non c'è più, le gente già ormai ha già capito queste cose. C'è gente esposta. Anche Murazzi hanno coltellato gente, tutte queste cose qua. C'era un casino della Madonna una volta, nel 2012 così. Però piano piano hanno chiuso tutte le discoteche, quindi casini non hanno più fatti. Anche la gente è cambiata molto. Ma ho visto anche che c'è poca gente che dorme per strada qui a Torino. C'è la possibilità di dormire. Ti ho aiutato io loro. Se tu passi la sera, vai sotto i portici da questa parte fino all'altra parte, ne trovi tanti senza tetto. Ok, si possono mettere la sera. Ah, dormono tutti qua. Ah, qua inseriti dentro. Guarda, anche lì possibile. Sì, quello l'abbiamo visto, era l'unico che l'abbiamo visto. E poi dentro lì di ordine del bar, quando chiudono dormono lì, perché magari in chiusura non... Miche, fa impressione incontrarti da vivo. Miche, io lo conosco come se fosse a casa. È stato un piacere conoscerlo. Ragazzi, buona continuazione allora. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Mentre di domenica a Termini c'è il Far West, adesso stiamo proprio sulla ciclabile. Stavo a dire, no? Mentre la domenica a Roma Termini è il Far West, qua mi sembra che hai incontrato un quarto d'ora in giretto intorno alla stazione, una situazione molto più tranquilla. Cioè, molto più tranquilla. Addirittura, visto che qua c'è una ciclabile perfettamente mantenuta ed usata, se tu vedi, hanno rotto delle bottiglie, ma qualcuno le ha spazzate e le ha messe accantonate. Perché loro alla ciclabile tengono realmente e noi mentre stavamo qui abbiamo dovuto evitare le bici perché ne passano in continuazione, sia per lavoro che per trasporto comune, perciò persone normali. Grazie. Come ci ha detto il signore, magari il pomeriggio sera sotto i portici dove siamo passati prima si movimenta un po' la cosa. E si vede comunque. Qua ci vengono magari a dormire. Sarà una senza tetto donna. Beh, ci sono anche sporcizia. Comunque si vede una valigia proprio di una senza tetto questa. Se volete che torniamo alla stazione di sera,
con un po' più di movimento, fatecelo sapere, perché tanto a Torino ci volevamo ritornare. Possiamo salutare? Certo. Allora, grazie. Ciao.